E ora parliamo ancora di Formula E con delle immagini riprese dalle highlights della gara 1 di Londra e con la mia voce sentirete il calendario della stagione 2 di Formula E. Pulls into the pits and we go green in London. Il Consiglio Mondiale della FIA, che si è riunito a Città del Messico, ha approvato il calendario per la seconda stagione del FIA Formula E Championship. Si compone di 11 gare, ospitate in 10 città, con Londra che ospiterà due gare d'eccezione, come è avvenuto nella stagione inaugurale. La seconda edizione della serie FIA per monoposto alimentate a energia elettrica inizierà il sabato 17 ottobre di quest'anno a Pechino e si concluderà a Londra, dopo aver percorso almeno 9 diversi paesi in 3 continenti. Rispetto alla scorsa stagione, la novità principale è la comparsa sul calendario del E-Prix de Paris, il 23 aprile, che andrà in scena in un circuito costruito intorno al complesso architettonico di Les Invalides. La sede per il quinto round è ancora da decidere, mentre la mancanza del Monaco E-Prix è dovuta ad un alternarsi di date con il Grand Prix de Monaco Historique, che si svolge solo negli anni pari. Siamo lieti di confermare che la seconda stagione sarà ancora una volta caratterizzata da 11 E-Prix, ha commentato Alejandro Agag, amministratore delegato di Formula E. È un segno importante di stabilità e consolida la presenza del campionato nel panorama di grandi eventi motoristici globali sotto l'egida della FIA. Negli ultimi mesi abbiamo ricevuto manifestazioni di interesse da numerose città di tutto il mondo. Questa è un'altra conferma della ricezione straordinaria che la Formula E ha ricevuto in tutto il mondo durante la prima stagione, ha aggiunto Agag. Abbiamo scelto di mantenere lo stesso numero di gare con l'obiettivo di piantare anche radici più solide nelle città che hanno avuto fiducia in noi fin dall'inizio. Abbiamo aggiunto una delle principali capitali del mondo, che inoltre è una città straordinaria, Parigi, dove ci sarà uno dei momenti salienti della stagione. Per quanto riguarda la quinta gara, quella del 19 marzo, stiamo lavorando per mantenere la stessa ripartizione geografica delle corse. L'obiettivo è quello di avere un quarto E-Prix sul continente americano. La prima stagione si è conclusa solo poco tempo fa, nella splendida cornice del Battersea Park a Londra, e già non vedo l'ora di avere la nuova stagione in corso con la FIA, i team e i nostri partner. Prima della gara di apertura a Pechino, la Formula E sarà in pista a Donington Park, Gran Bretagna, nel mese di agosto, in 3 sessioni di test da 2 giorni di durata ciascuna, il 10 e l'11, il 17 e il 18 e il 24 e 25, che saranno aperti ai media e al pubblico. Sarà la prima occasione per vedere le macchine testa a testa dalle 10 squadre che si sono iscritte alla seconda edizione del campionato, che è anche ora aperto alla competizione tecnologica tra i vari costruttori di powertrain. Il calendario ufficiale inizia il 17 ottobre a Pechino, il 7 novembre si correrà a Putrajaya in Malesia, il 19 dicembre in Uruguay a Punta dell'Este. Il 6 febbraio si corre a Buenos Aires, in Argentina. Il 19 marzo c'è una data da confermare, probabilmente in un paese americano. Il 2 aprile si correrà a Long Beach, in California, Stati Uniti. E il 23 aprile inizia la tappa finale in Europa, con le Prix di Parigi, in Francia. Il 21 maggio si correrà a Berlino, in Germania. Il 4 giugno a Mosca, in Russia. E in una data di giugno a confermare a Londra le due ultime gare della seconda stagione di Formula E. That's already part of the job done. It's been a great day, so hopefully we can repeat a good race tomorrow. In questo modo ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità. Noi tra pochissimo ritorniamo con Electric Motor News, il primo e unico programma televisivo italiano dedicato alla mobilità alternativa ecologica, con un altro servizio che riguarda l'estate e di alcune mete interessantissime e bellissime da percorrere anche con un'auto elettrica che vedremo in questo servizio fornito da Nissan. A tra poco.